Danni e disagi in Valle Seriana a seguito del violento nubifragio che si è scatenato nel pomeriggio di lunedì 5 giugno, mobilitando i vigili del fuoco di Gazzaniga e Clusone. Da Gazzaniga si sono mosse due squadre per raggiungere Selvino e Albino. In via Talpino a Selvino un tombino era rimasto otturato dalle foglie e terriccio facendo da tappo, impedendo così il regolare deflusso della pioggia che ha invaso la strada e allagato il piano terra di un'abitazione al civico 28. L'altra squadra è intervenuta in via Parri ad Albino, dove sorgono le case Aller e dove una grossa pianta alta 20 metri si era inclinata, ostruendo la strada pedonale del condominio. Altre due piante erano invece cadute in via Sant'Alessandro al civico 10, impedendo il passaggio a pedoni e veicoli. Gli alberi hanno anche divelto la base di un palo dell'illuminazione pubblica. Le grosse piante sono state ridotte in pezzi dalle motoseghe dei vigili del fuoco, che hanno formato una voluminosa catasta di legna. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti volontari della locale protezione civile e la polizia locale per regolare la viabilità. Ma lei stava pulendo un po'? Sì, tanto per riuscire a far passare le macchine. Di là invece ci sono i pini più grossi, alberi che sono troppo alti, e quando arriva quei temporali qua purtroppo è quello che succede. Se l'è vista brutta quando... No, non c'ero, ero a Bergamo. Ah, quindi era completamente fuori zona. Fuori zona, perché io sono un volontario, ero fuori zona. È stato avvisato dal figlio? No, sono stato avvisato quando sono arrivato qua per portare sulla nipote a casa, ho visto quello che era successo. Queste cose qui capitano, non è che uno che può dire oddio, capitano. Non è la prima volta, non sarà l'ultima, ci saranno sempre. Ma lei comunque non ha avuto paura? Ma io non ho mai paura, guardi. Neanche quando ho visto e sentito i rumori degli alberi? Ho capito, ma gli temporali sono questi ragazzi. Selvino era nero, Si pensava proprio che venisse fuori qualcosa. Infatti a Selvino ci sono stati problemi. Cioè, era dalla montagna, dalla finestra, ho detto qui succede qualcosa. Non ho visto niente, mi ha chiamato lei. Lei non si è accorta di niente? Di niente, perché io abito di qui, ma... I pompieri sono stati impegnati anche lungo la provinciale 35 in due interventi d'emergenza. Il primo verso le 17 nel sottopasso della provinciale nei pressi di Cene, invaso dall'acqua alta 25 centimetri che ha bloccato due automobili in transito, mentre poco dopo erano le 17.30, oltre la rotatoria di via Serio in territorio di Casnigo, alcune piante si erano piegate per via del terreno reso stabile dalla pioggia e incombevano sulla provinciale minacciando di cadere e di travolgere i fili della corrente elettrica pubblica. I pompieri, con l'ausilio delle motoseghe e dell'autoscala giunta da Gazzaniga, hanno provveduto a tagliare le piante e a rimuovere il pericolo.